Appuntamento di inizio settimana con la rassegna stampa di Telemia. Ben ritrovati a tutti. È lunedì 28 di agosto. I quotidiani calabresi, le notizie che sono tante, ad iniziare dalle prime pagine che andiamo ad anticipare subito per poi analizzare e approfondire i temi all'interno. Il punto, l'estate 2023, ormai verso la parte finale, inizia il conto alla rovescia per questa estate che sarà ricordata per i rincari, pacchetti. Vacanze non veritiere, costi di lidi e ristoranti alle stelle e problema carburanti, un bilancio di Federconsumatori e le coste per l'associazione Mare Pulito, segnalazioni diminuite in alta stagione. Andiamo avanti sempre con la prima pagina del quotidiano del Sud, migranti, tre sbarchi in poche ore. Gioia Tauro, il porto segna il record di cariche su una singola nave, poi Cirò Marina rischiava di annegare, bimbo trasferito a Cosenza e in coma farmacologico. Sanità, fatture e fornitori, l'ASP di Catanzaro liquida oltre 1,8 milioni alle ditte per il 2023. E ancora il rapporto tempi di pagamento dei comuni in Calabria, tutti fuori limite. Gioia Tauro, il porto segna il record di cariche su una singola nave, poi ancora le province. Catanzaro, via alle procedure per i posti letto sull'emergenza. Urgenza Reggio Calabria, discariche e emergenza ambientale. Castorina, nuova terra dei fuochi. Vibo Valentia, 5 Stelle contro la Giunta Limardo, 4 anni di promesse. Poi a Crotone la denuncia della FLC-CGIL, il territorio ha perso 462 alunni. Nello sport il Catanzaro supera la Ternana, decide Van de Putte nel finale, importante questa vittoria della squadra giallorossa. Scilla, l'antica chiesa, vedete, sarà riaperta al culto e ancora bonus edilizi, la proposta per l'acquisto dei crediti. Andiamo avanti, calcio, altre 24 ore di attesa, poi il verdetto, domani si conoscerà il futuro della regina, si pronuncerà il Consiglio di Stato. Reggio Calabria, caso Randagi, tra sadismo e abbandono. Lasciamo il quotidiano del Sud, abbiamo detto migranti, tre sbarchi in poche ore, continuano gli sbarchi nella nostra Regione e ancora per quanto riguarda Gazzetta, PNRR e ZES preoccupano un'industria e la regione non ha ancora recuperato il crollo del PIL registrato nel 2020. Il presidente Ferrara, rimodulando i finanziamenti, non ci sono tempi certi sui progetti per la Calabria. Tre notizie nel taglio alto sono i titoli sotto testata. Per il calcio, Magico Catanzaro batte la Ternana con un rigore all'89esimo sul neutro di Lecce. Van de Putte esulta dopo il rigore che è stato realizzato. Poi Locride, il parco eolico di Agnana non piace a tanti ambientalisti pronti alla protesta. Emergenza migranti, Calabria e Sicilia in crisi, sbarchi continui a Crotone e Roccella. La situazione è diventata insostenibile al collasso, l'hotspot di Lampedusa. La storica festa del Carro Sagro, folla immensa per la varia, a palmi, emozioni e spettacolo. Vedete il bagno di folla come si evince da questa foto. Per quanto riguarda la varia, oltre 100.000 persone per il meraviglioso evento. Le cinque corporazioni si sono sfidate fino alla scasata per tutti insieme a spingere la macchina altri 16 metri. Reggio Calabria, la politica e la teoria dell'eterno ritorno, Riecco Falcomatà è forse scopellita. A novembre scade la sospensione e il sindaco Falcomatà scalpita per tornare a guidare Comune e Metro City. Scopellita intanto riempie le piazze presentando il suo libro. Gioia Tauro, il porto cresce ancora nei primi 7 mesi, l'incremento è stato del 2,5%. Poi Crotone, timori di un'indagine, i progetti sulla bonifica saltati all'ultimo istante. Poi ancora Praia Mare, rapinatore solitario assalta con la pistola un centro scommesse. Manovra apre il cantiere, priorità al taglio del Cugno. Oggi il primo consiglio dei ministri dopo la pausa estiva. Forza Italia rilancia sulle pensioni e lima la tassa sulle banche, micro misure per le famiglie. Chiedete Giorgia Meloni, la Premier e i ministri organizzano la ripartenza a Palazzo Chigi.
Giovedì la partenza, il Papa a 86 anni vola in Golia, viaggio desiderato, sarò il fratello di tutto. E poi Mancini, commissario tecnico dell'Arabia per 75 milioni di motivi, triennale da 25 milioni netti a stagione, obiettivo portare i sauditi al Mondiale 2026. Napoli a punteggio pieno intanto per quanto riguarda la seconda giornata di campionato con Milan e Verona, Vlahovic salva la Juventus, la Juve che pareggia col Bologna. 1-1, prima frenata per i bianconeri tra le mura amiche. Per quanto riguarda il nostro portale, ci occupiamo subito delle notizie più importanti che arrivano dal nostro sito Guardavalle. Dall'1 al 3 settembre 2023, la 17ª edizione del Palio del Ciuccio, si avvicina anche questa edizione per quanto riguarda il Palio del Ciuccio di Guardavalle. E ancora Siderno, centenario dell'incoronazione di Maria Santissima di Porto Salvo, sarà presentata il 28 naturalmente, anche tutti gli spettacoli e tutto il programma religioso in vista della festa. Giovanotti sfoggia i successi ecologici di Ritiamo, ma si dimentica di Roccella, e poi Coppa Italia Eccellenza, tutti i risultati che sono maturati ieri, e poi ancora sbarchi, lo dicevamo, in provincia, soprattutto anche nella Locride, approdate a Roccella 78 migranti. Ci fermiamo qui col nostro portale, sempre in aggiornamento per quanto riguarda le notizie più importanti del giorno. Nel frattempo ritorniamo sui quotidiani calabresi per quanto riguarda subito Gazzetta del Sud. Andiamo subito a dare un'occhiata a quelle che sono le notizie all'interno. Ci occupiamo di politica, attualità, lo spazio per quanto riguarda lo spazio di manovra, si apre il cantiere manovra, priorità al taglio del cuneo. Le risorse disponibili costringono il governo a compiere delle scelte. Tra gli obiettivi anche la detassazione delle tredicesime, Forza Italia rilancia sulle pensioni minime e la Lega su quota 41. Il capitolo famiglia mette d'accordo tutti, previste misure a favore della natalità e dei nuclei numerosi, entrate ferme intanto a 4,5 miliardi. Continuiamo, Salvini e Le Pen vicine alle nozze europee, Bruxelles divide la maggioranza, ma Antonio Tajani conferma il disgusto e lo schifo per le idee dell'ultradestra. E poi Vannacci, io in politica voglio fare il soldato, dice il generale, però non chiude all'ipotesi. Ad offrirgli una candidatura era stato il movimento di Gianni Alemanno. Ferie finite, oggi il primo consiglio dei ministri. Privatizzazione, banche e team tra i possibili temi in agenda. Sul tavolo alcune emergenze che richiedono delle risposte da parte dell'esecutivo. Qui al lavoro la Premier Meloni presiederà il consiglio dei ministri. Andiamo avanti sempre con Gazzetta del Sud, è iniziato il controesodo con maltempo, code e disagi nelle autostrade, temporale grandine dal nord si andranno estendendo al resto del paese. Evacuato un paesino del Bresciano, danni in Liguria e Piemonte. Nella giornata di oggi allerta arancioni 6 regioni, produzione agricole compromesse. Vedete venti impietosi a Casale Monferrato, anche una copertura dell'ospedale è volata sulla sede stradale. Continuiamo sempre con Gazzetta del Sud, stupri di gruppo, piante dosi e problema culturale, dice il ministro dell'Interno, riferendosi ai casi di Palermo e Caivano, chiama in causa l'educazione e la scuola. Il vescovo di Aversa invita il Papa a visitare il quartiere del degrado. Continuiamo, emergenza migranti e Lampedusa al tracollo. Il sindaco dell'isola attacca il governo. Da Crotone l'aiuto decisivo per salvare 45 persone su un bambino alla deriva. E ancora anziano finito a bastonate e poi dato alle fiamme, arrestato a Sassari il presunto assassino. Ucciso, vedete, con una fucina a Ancona dopo una lite per la viabilità. Il killer è stato fermato a Falconara Marittima, aveva ancora il fucile da sub. Tra i bagnanti e turisti, qui via Scilea, Sirolo, teatro dell'assurdo fatto di sangue. Continuiamo con quelle che sono le altre notizie per quanto concerne le pagine regionali e Calabria. Ci occupiamo subito dell'Interno, notizie che abbiamo anche anticipato in prima pagina. La varia di Palmi, un successo lungo un mese.
Oltre 100.000 persone hanno fatto da cornice a un evento straordinario. Le cinque corporazioni, marinai, bovari, carrettieri, artigiani e contadini, si sono sfidate con canti e balli fino a poco prima della scassata, poi tutti insieme a spingere la grande macchina. Qui vedete le immagini che arrivano da Palmi, le foto che riguardano Piazza Primo Maggio, il sindaco Ranuccio e la corporazione dei marinai durante i cortei pomeridiani degli imbuttatori. E ancora tutti gli occhi sono rivolti al cielo per guardare Maria Teresa Leva, l'animella seduta su un sediolino a 16 metri di altezza. Il sindaco Ranuccio ha vinto la scommessa intanto della fondazione. Sono tanto emozionato, dice il primo cittadino di Palmi, ma anche consapevole che questa è la strada per far crescere il nostro territorio. Il giovane primo cittadino ha sostituito lo storico comitato. Proseguiamo sempre con le pagine regionali Calabria. Adesso parliamo di PNRR e ZES, un'industria scettica. Il presidente Ferrara guarda con preoccupazione alle grandi questioni aperte in Calabria. La rimodulazione dei fondi non è la stessa cosa senza tempi certi e stringenti. Una zona economica speciale unica per il Sud, si moltiplicano i centri decisionali. E qui vedete sviluppo, l'area del porto di Gioia Tauro è centrale per la ZES, nel riquadro invece Aldo Ferrara, presidente di un'industria. Andiamo avanti, parliamo di infrastrutture. Neri di Fratelli d'Italia, investimenti per il Sud importanti, dice Neri. Invece a Sersale, Mozziconi lasciata a terra l'iniziativa di Valle Cupe. Pubblicato il bando per i fondi alle persone non autosufficienti. Coppedè di Fish Calabria, grande opportunità, dice i comuni rispondano al più presto. La manifestazione interesse pubblicata dalla Regione è in scadenza l'11 settembre. Continuiamo, ci occupiamo adesso di pagina 11, PIL, la Calabria resta lontana dal 2019. Turismo, tra luce e ombre, continuano a pesare l'inflazione e il costo del denaro. Secondo il rapporto della Gigia di Mestre, la Regione non ha ancora recuperato il crollo del valore aggiunto durante la pandemia da Covid-19. La Calabria frena, dunque l'inflazione e l'aumento del costo del denaro determinano maggiormente le difficoltà di ripresa dell'economia nella regione. Napoli, servono politiche attive per la ripresa. Il presidente regionale di Confapi traccia la strada per le piccole e medie imprese. Qui in foto vedete Franco Napoli, il presidente regionale della Confap Calabria. Continuiamo, ci occupiamo di quelle che sono le altre notizie per quanto riguarda Gazzetta del Sud. Andiamo subito a dare un'occhiata a questo news che arriva da Reggio Calabria. La teoria dell'eterno ritorno, Riecco, Falcomatà e Scopelliti. A Reggio Comune Metrocity si apprestano a raccogliere il sindaco sospeso, intanto l'ex governatore riempie le piazze. Il popolo del centrodestra continua a interrogarsi su cosa vuole fare Scopelliti. Qui vedete pronto, il sindaco Falcomatà sconterà la Severino a novembre e poi che farà Giuseppe Scopelliti? Continua il suo tour in Calabria con la presentazione del suo libro. Porto di Gioia Tauro, record tira l'altro, il primato nel transshipment. Nei primi 7 mesi dell'anno ha registrato un ulteriore incremento del 2,5%. Il parco eolico Agnana non piace agli ambientalisti. Inizia a fare discutere il progetto della società 23 SRL con sede a Milano. Previste 5 pale alte 200 metri ciascuna, con rotoli da 100, da 158 metri e relative piazzole. L'energia prodotta non servirà per la Locride. Le associazioni del territorio promettono battaglia e preannunciano iniziativa a breve. Marina di Gioiosa Ionica, anziano corriere di cocaina, ottiene gli arresti domiciliari. Ha ottenuto gli arresti domiciliari il 70enne Antonio Amelio, arrestato nei giorni scorsi con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti. Lo ha disposto il Tribunale dell'Esame di Catanzaro, che ha accolto le argomentazioni dell'avvocato Leone Fonte, difensore dell'indagato residente a Marina di Gioiosa Ionica. Per quanto riguarda ancora i temi di Gazzetta, sempre nelle pagine regionali Calabria, l'estate alla risparmio nella Sibaritide, tanti vacanzieri, ma guadagni limitati per gli operatori turistici che sono dovuti accontentare solo del pienone di agosto. La stangata dei trasporti, ammortizzata con scelte low cost a tavola e per lo svago. La parte del leone l'hanno fatta ancora una volta i villaggi turistici con la formula del tutto compreso.
Infrastrutture, queste sconosciute, qui l'approfondimento e ormai ultimi scampoli d'estate, tempo dei primi bilanci, questo fine agosto. Alessandria del Carretto è diventata del Capretto, cartello stradale modificato da un burlone. Il sindaco ha già chiesto alla provincia la sostituzione del pannello alterato. Eccolo qui in foto il cartello modificato. Il comune ha chiesto l'intervento della provincia. A Castrovillari non scaltra fra arrestare il truffatore. L'anziana donna ha sventato il raggiro del falso nipote chiamando quello vero. Un uomo campano aveva chiesto al telefono 5.000 euro e si era presentato a riscuotere. Sulle tracce del passato, tra vino e musica, grande attesa per il Woman Jazz che partirà giovedì a Serra Giumenta. Qui vedete intanto Rossana Casale sarà protagonista nella tappa del prossimo 5 settembre. Continuiamo, Calabria al secondo posto in Italia per il numero di roghi e questo è il dato che emerge, sono i dati dell'ISPRA che smorzano parzialmente gli entusiasmi, sono state 347 gli ettari di superficie totale percorsa da incendi. Il numero di episodi resta in calo rispetto al 2022, Reggio prima provincia. Le mire sui lavori di bonifica a Crotone, progetto fallito per timori di un'inchiesta, il retroscena emerge dagli atti dell'indagine glicine della DDA. Nella presunta consorteria figuravano politici e imprenditori. A svelare i dettagli dell'ipotetica spartizione di incariche e risorse, un collaboratore dell'ex assessore Rizzo. Qui sito di interesse nazionale, l'area a Crotone interessata dalla bonifica. A Catanzaro, bimbo rischia di annegare, ricoverato al Pugliese, era in vacanza nel Crotonese. Il piccolo di 4 anni trasferito in terapia intensiva al Pugliese di Catanzaro. Premiati pescatori eroi della notte di Cutro, i tre si sono prodigati per cercare i migranti dispersi in mare lo scorso febbraio. A loro consegnate le targhe realizzate dall'orafo Michele Affidato. Qui riconoscimento, un momento della manifestazione avvenuta a Cutro. Ancora sbarchi in Calabria in 158 tra Cotone e Roccella, arrivati da Iraq, Afghanistan ed Iran. È stato un weekend all'insegna ancora degli sbarchi. Completiamo con le pagine che riguardano Gazzetta e con le notizie che arrivano dalla Calabria. Lunedì, come al solito, edizione regionale di Gazzetta del Sud. I 5 Stelle non staccheranno la spina alla sindaca Limardo. Presa di posizione dei pentastellati a Vibo, la maggioranza non deve avere alcun alibi. Le critiche ad un operato fatto di tante promesse e nessun risultato concreto. Qui capogruppo Domenico Santoro guida il Movimento 5 Stelle in Consiglio Comunale. Paola riparte sul binario dell'alta velocità, tutto fermo invece sulla linea per Cosenza. I dubbi del Comune sui lavori per il raddoppio verso l'interno. La Salerno-Reggio Calabria ha imboccato la dorsale tirrenica da Praia a Mare. L'impatto ambientale sulla zona di Pantani a vocazione turistica determinano l'opposizione critica del municipio. Qui vedete l'area Pantani rischia di essere smantellata da RFI. A Praia Mare rapina a mano armata in un centro scommesse, blitz all'ora di chiusura. Il malvivente si è fatto consegnare un modesto bottino e si è dato subito alla fuga. Alla scoperta delle mille sfumature dell'accoglienza, ieri al Via, attraverso Cosenza, dialogo tra giovani con radici, colori e sapori diversi per un'Italia multiculturale e multicolore. Appuntamenti previsti sino a sabato 2 settembre, venerdì ci sarà anche il Vescovo. Siamo allo sport, la Juve frena, lo dicevamo prima, Mancini re d'Arabia. Solo un pari per i bianconeri col Bologna, il Napoli concede il bis e perde ancora la Lazio, stasera c'è l'Inter a Cagliari. L'ex commissario tecnico azzurro sarà presentato oggi pronto a fare la storia, guadagnerà 25 milioni all'anno. E poi ancora Serie B, il Catanzaro vince all'89esimo, Cosenza già maturo dopo il bel pareggio di Venezia. Al Consiglio di Stato regina tra missioni romane e futuro, domani l'udienza che potrebbe ridare la Serie B agli Amaranto, altrimenti si volterà pagina con il piano Serie D. Vediamo quello che è accaduto invece. In questa seconda giornata del campionato di Serie A il Napoli scappa già via, ha vinto 2-0 col Sassuolo, frenata della Juventus che delude col Bologna, il Genova vince a Roma invece con la Lazio, momento di difficoltà per la Lazio di Sarri, Fiorentina e Lecce hanno pareggiato 2-2, abbiamo detto di Mancini, commissario tecnico dell'Arabia. Intanto la classifica vede in testa Milan, Napoli, Verona.
con 6 punti, punteggio pieno, prossimo turno con tante sfide importanti, tra cui spicca tra l'altro la partitissima Roma-Milan. L'Inter questa sera all'Esame Cagliari, l'Udinese va a Salerno per completare la seconda giornata. Bene il Catanzaro che si regala il primo acuto stagionale, 2-1 con la Ternana. Vivarini, 3 punti fortemente voluti, soddisfatto il tecnico giallorosso. Il Parma scopre già le carte, il Bari mostra orgoglio. Serie B, la seconda giornata dove non sono mancate le sorprese. Il Bari ha vinto a Cremona, mentre il Sud Tirol ha vinto contro il Feral Pisalò. Per quanto riguarda le altre sfide, abbiamo detto della vittoria del Parma col Cittadella. Per quanto concerne invece la Reggina, è una inizio settimana di grande attesa, l'ora della verità è vicina, il giudizio sul filo interpretativo. Domani l'udienza davanti al Consiglio di Stato, le ragioni della speranza, proprietà permane, uno stallo che non aiuta, il ricorso contro l'esclusione dal campionato di Serie B. Gli acquirenti vorrebbero chiudere entro martedì, nonostante l'incertezza sull'esito del giudizio. Un cinico Rotonda punisce un Castrovillari sprecone, la Coppa Italia di Serie D. Diamo un'occhiata a quello che è accaduto ieri con la Gioiese che sorprende il San Luca 2-0. I pianigiani sbancano il Corradalvalo, li attende la Vibonese, dunque sconfitto il San Luca. Qui l'ingresso in campo delle due squadre. Per quanto riguarda le altre sfide che si sono giocate ieri per la Coppa Italia, la Vigor ha vinto con la Mantea 4-1, la Reggio Ravagnese 2-1 con l'Adeliese, il Morrone 3-1 con la Rossanese. Invece ha vinto lo Stilo Monasterace di Vista Regalati a Sersale 1-0, il Soriano ha battuto 2-1 il Capo Vaticano, il Rendo 1-0 lo Scalea. Sabato c'è stata la vittoria del Gioiosa contro il Bivongi. Il Bocale c'entra invece la Quaterna, convince il Brancaleone. Le altre sfide della Coppa Italia Dilettanti, con il Melito battuto dal Bocale, l'Ardore battuto dal Brancaleone in questo derby e la Mesoraca che ha battuto 3-0 la formazione dell'Isola Capo Rizzuto. Ci fermiamo qui con Gazzetta del Sud. Abbiamo dato grande spazio nella parte finale in coda al calcio. Ritorniamo sui quotidiani calabresi per quanto riguarda le notizie della giornata di oggi. Col quotidiano del Sud andiamo subito a dare un'occhiata ai temi della scuola, quando manca pochissimo al ritorno tra i banchi di scuola. Dunque inizia un nuovo anno scolastico, tra qualche settimana ritorno con Salasso per chi inizia, rincari fino al 10% sui bilanci familiari, andranno a gravare gli aumenti delle spese per l'istruzione. Federcontribuenti invita gli italiani ad acquistare libri usati. Sarà un ritorno a scuola con Salasso per le famiglie italiane, come dicevamo, ci sarà un aumento. Per quanto riguarda i libri, il sondaggio sul governo per il 73,4% arriverà a fine legislatura. Il 63,4% vede il nuovo centro di Renzi come minaccia per la stabilità. E poi europee, prossime mosse decisive per i partiti. Il sondaggista, ma sia italiani distratti dalle vacanze. Continuiamo le scelte del governo, le nomine dividono il centrodestra, centrista e Lega al fianco del governatore siciliano Schifani. E poi l'elezione diretta Calenda, Premier, metodo sbagliato. Ancora proposta del segretario della CGIL Landini. Un referendum per abrogare le folli leggi precarizzanti che hanno impoverito il lavoro. E poi la manovra, deficit e promesse. Oggi è previsto il Consiglio dei Ministri. Giorgetti illustrerà i risultati delle prime simulazioni. Per quanto riguarda le altre notizie, vediamo quali sono quelle che arrivano da pagina 5. Stupro a Caivano, lo psicologo valuta il rientro in famiglia, il tribunale predispone percorsi di sostegno. E poi incendi, chiuso per i roghi l'aeroporto di Trapani in Sicilia, le fiamme nelle campagne hanno lambito le piste d'atterraggio. E poi ad Imperi esplode una bombola del gas estratti in tre dal crollo della palazzina, sono ricoverati in gravi condizioni i giovani francesi. Poi Torino, mentre cadevo, ho chiuso gli occhi e ho sperato. Mattia Guzzi ha salvato la bambina caduta dal primo piano.
Per quanto riguarda i bilanci d'agosto, parliamo di estate, ormai al capolinea, mare sporco, nell'alta stagione, segnalazioni in calo. Parla il presidente dell'associazione ambientalista Ruvio. E qui vedete mare sporco in questa foto nel Cosentino, a Belvedere Marittimo. Prima il caffè, ora il lettino sospeso, ecco la mia iniziativa di solidarietà. Le parole dell'agente immobiliare Arcuri. E poi la nota, il battello ecologico per noi prezioso. Il comune di San Ferdinando, l'attività continuerà pure in inverno. Andiamo avanti, bilanci ancora d'agosto, lo ricorderemo come l'estate del caro benzina, i carburanti che sono arrivati alle stelle, gli Agnello di Federconsumatori, molte segnalazioni sui disservizi per quanto riguarda naturalmente il caro carburanti, sono stati continui gli aumenti. E poi maltempo, mercoledì previsti temporali, ultimi giorni di vacanza rovinati dal ciclone Poppea, ancora dunque per quanto riguarda i temi regionali del quotidiano del sud. Andiamo a Cerò Marina con la pagina Calabria, rischiava di annegare, è grave. Il bimbo di 4 anni è stato trasferito dal Pugliese Giaccio a Cosenza. Il piccolo si trova nell'intensiva dell'Annunziata, la famiglia era in vacanza a Cerò. È stato il nonno a tirarlo fuori dalla piscina. E ancora bonus edilizi, acquisto crediti, ecco la proposta. I consiglieri regionali della Lega depositano il provvedimento. La regione intervenga tramite gli enti pubblici economici o le partecipate. Partito Democratico, Vibo Valenzi arriva alla Schlein per la festa dell'unità. La segretaria nazionale del Partito Democratico è attesa domenica 3 settembre alle 19:30. Il punto Gioia Tauro, il porto dei record sulla MSC, Nicola Mastro, caricati 9.500 container, parti a 17 Teus, un lavoro per singola nave che supera tutti i risultati mai raggiunti nei porti italiani. E poi c'è la nota di Neri, di Fratelli d'Italia, necessario, dice, avviare una nuova stagione di investimenti in Calabria. Il report, tempi di pagamento dei comuni calabresi, nessun rispetto ai tempi. L'analisi del centro studi enti locali. E noi continuiamo con quelli che sono ancora i temi del quotidiano del sud all'interno per l'edizione di questo lunedì 28 di agosto. Doppio sbarco di migranti, Crotone, Pollinzi, se non piangiamo altre vittime lo dobbiamo alle operatrici SAI. Circa 80 persone in arrivo dal Medio Oriente sono state messe in salvo. Qui vedete l'arrivo dei 53 migranti al porto di Crotone. La rotta che hanno seguito è quella della Turchia. Intanto ancora sbarchi, come vedete anche nel Vibonese, arrivati in 189, come del resto in questi ultimi giorni anche sbarchi al porto di Rocella Ionica. Parliamo di sanità nella pagina di Catanzaro con le varie province, posti letto per l'emergenza urgenza. Il commissario straordinario dell'azienda Dulbecco avvia le procedure. Pubblicato l'avviso pubblico di mobilità per individuare 10 figure necessarie. E poi la nota, sciacallaggio sullo studio, mercoledì farà festa l'intervento del consigliere Buccolieri. Botta e risposta, la Lega difende Riccio, cambiamento, non si occupa dell'amministrazione, ancora polemiche. Qui intanto Palazzo dei Nobili a Catanzaro, cultura, i posti di neve per neve, caccia al tesoro letteraria, iniziativa per promuovere la lettura. E 80 anni dopo i bombardamenti, corona di fiori alla croce di Ponte Grande. Andiamo avanti, ci occupiamo delle altre notizie. La pagina di Lamezia Terme, un grave silenzio del sindaco, le dichiarazioni De Sarro, i cittadini si chiedono quali obiettivi siano stati realizzati. Cittadino e Guarascio, i consiglieri hanno appreso solo dalla stampa delle dimissioni. E poi la nota, i revisori vanno ascoltati, Grandinetti si esprime sulle ultime vicende comunali, l'importanza del parere dei tecnici, specialmente se non concordi. E poi la denuncia differenziata, troppi disservizi, ma arriverà la Tari. Nuoto, grande soddisfazione per l'Arvalia, tra i primi posti e record battuti fra incetta di premi. Bottino corposo nei mesi estivi per i nuotatori della Piana.
Lasciamo la pagina di Lamezia e ci occupiamo di Reggio e provincia. Iniziamo con l'emergenza ambientale a Reggio Calabria. Rifiuti, una nuova terra dei fuochi. Micro e micro discariche tra periferie e centro abitato. Castorina, non bastano più interventi ordinari, serve sforzo interforze. La richiesta al presidente della commissione comunale. E qui vedete lingue di rifiuti di ogni tipo abbandonati lungo le strade del centro città come delle periferie. La situazione a Reggio è veramente quella che vediamo qui in queste foto, molto difficile per quanto riguarda soprattutto i rifiuti abbandonati. Comunisti, il PC ricorda la lotta Tosca e Tresso e ancora la denuncia Catona e quartieri limitrofi nel degrado dopo l'aggressione a Marcianò, Lega, solidarietà e condanna di Forza Italia. E consigliere Azzurri, amministrazione inesistente, intervenga subito, basta promesse. Qui intanto vedete Antonio Maiolino, Federico Mili e Antonio Caridi. Il plauso di Versace, Missi Calabria, Carlotta Caputo. Andiamo ad occuparci ancora dei temi che arrivano dalla provincia. Piana di Gioia Tauro, randagi tra sadismo e abbandono non accennano a diminuire i casi di violenza sugli animali. L'impegno dei volontari, l'immobilismo degli enti locali, la crudeltà delle persone. Qui il cane si è viziato a cinque frondi nella piana. Gioia Tauro, la Finsirius brucia i tempi, il primo traghetto fatto costruire da Grimaldi Group. Appena completata in Cina, la nave sbarca un carico di vetture. Portigliola, sbarchi, 29 migranti accolti in paese, assistenza sanitaria e ancora Condofuri, Giuseppe Foti aderisce ad Azione, il consigliere comunale passa con Calenda e Versace. Parte finale dedicata adesso ancora alle notizie che arrivano dalla provincia. Scilla, la chiesa riapre al culto. La storia della chiesa voluta dal Papa dopo il devastante terremoto del 1908. Domani la cerimonia per l'edificio di San Giovanni Battista dopo 13 anni di lavori. Qui vedete l'interno della chiesa dopo gli interventi di restauro. Caologna, spente le luci, rimane la soddisfazione generale per il Tarantella Festival che si è concluso sabato notte, in archivio dunque l'edizione 2023 del Caolonia Tarantella Festival. A Pazzano il 31 agosto, dunque tra qualche giorno, presentazione del libro di Cerra e Longo, Polistena, da Policaro alla festa dell'unità, strali contro l'amministrazione, ai cittadini alzate la testa. Qui l'intervento di Policaro, che è stato già sindaco di Polistena e adesso segretario del Partito Democratico. San Ferdinando Mare Pulito, l'impegno tutto l'anno, la consapevolezza di vigilare su possibili fonti di inquinamento nell'entroterra. Gli obiettivi dell'amministrazione comunale non spariscono con l'estate. E poi bande musicali e patrimonio archeologico, binomio vincente, iniziativa di successo a Portigliola. Siamo nella parte finale, completiamo con le pagine di Vibo, poi spazio allo sport in coda con i titoli più importanti che riguardano le calabresi, non devono avere alcuni alibi. Comune, Santoro Movimento 5 Stelle, sulla giunta Limardo in 4 anni solo promesse. Per l'esponente pentastellato si deve comunque concludere il mandato. E poi la denuncia, piccolo animale uccisi da un gruppo di ragazzini. E poi l'intervento, una grande estate per Vibo Marina e Bibona. Come dicevamo, lo sport, il calcio giocato e attendendo anche le decisioni per quanto riguarda la regina che arriveranno domani. E vediamo all'interno intanto la seconda giornata di Serie A dove non sono mancate le sorprese. La Lazio non si rialza, seconda sconfitta consecutiva, vince il Genova a Roma e poi una Juve deludente. Pareggia col Bologna, il Bologna corre ma la Juve lo riprende proprio nella parte finale per questo 1-1, ottimo pareggio del Lecce che ha pareggiato contro la Fiorentina. 2-2 dicevamo del Catanzaro, vittoria di rigore per la squadra giallorossa, una vittoria importante. Nel primo tempo un gol per parte a Biasci, aveva risposto Raimondo, i giallorossi superano la Ternana, decide un calcio di gol di Van de Putte proprio nel finale. Questo quello che è accaduto a Lecce, adesso il Catanzaro giocherà la prossima sfida al Ceravolo già pronto dopo i lavori di ristrutturazione. Regina, ancora 24 ore per conoscere il suo destino, data
dita incrociate domani la decisione del Consiglio di Stato. Capiremo meglio quello che accadrà. Regina che rivuole la Serie B, altrimenti si dovrà ripartire dalla Serie D, Coppa Italia di Serie D, abbiamo detto, con la sconfitta del San Luca e soprattutto dove ancora una volta ci sono state tante altre sfide che hanno visto il Cittanova vincere col Melicucco, il Brancaleone il derby con l'Ardore e la Lamezia ad Amantea. Ci fermiamo qui, non ci sono altre notizie importanti, si completa questa nostra odierna rassegna stampa di inizio settimana con i quotidiani calabresi, 13:30 il nostro TG News con tutti i fatti della giornata e quello che è accaduto anche quest'ultimo weekend, e adesso situazione meteo e la rassegna che ritornerà puntualmente domani. Buona giornata a tutti. Previsioni per oggi. Al mattino, sulle coste, bel tempo, con cieli quasi sereni. In montagna, bel tempo, con cieli quasi sereni. Nel pomeriggio, sulle coste, bel tempo, con cieli quasi sereni. In montagna, parzialmente nuvoloso, con schiarite prevalenti. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, parzialmente nuvoloso, con schiarite prevalenti. In montagna, schiarite alternate a nubi sparse. Nel pomeriggio, sulle coste, nubi irregolari con acquazzoni intermittenti. In montagna, nubi e schiarite con possibili piovaschi. Questo programma è presentato da...